Ciao a tutti! Allora, questo è un video specialissimo perché sono finalmente contenta di raccontarvi questo piccolo progetto. Praticamente sono stata contattata dalla Fiera Abilmente, che è una fiera sulla creatività veramente grande in Italia, che viene fatta sia a Vicenza che a Roma. A Vicenza è dal 19 al 22 di ottobre, invece a Roma si tiene dal 2 al 5 novembre. Ovviamente in fiera ci sarò anch'io e sono a Vicenza. E quindi insomma, magari più in là vi comunicherò la data in cui potrete trovarmi, per cui se volete venire anche voi, magari ci conosciamo, ci abbracciamo e ci vogliamo tanto bene. Aspettando Abilmente è il progetto che appunto coinvolge me, ma altre tre youtuber qui appunto su YouTube, che sono Arte per te, Pan Amore e Creatività e Ellie Like Me. Quindi noi quattro per le prossime 4 settimane condivideremo dei video sui nostri canali di progetti creativi che potrebbero variare di diverse cose, insomma non vi anticipo niente. Comunque sono delle cose molto carine. Se anche voi volete condividere con noi i vostri progetti creativi, utilizzate l'hashtag aspettandoabilmente sui social, Instagram, Facebook, insomma, dove volete, così possiamo raccogliere magari alcune idee tra creativi. Io spero che questa collaborazione, insomma, vi possa piacere. A me sta divertendo tantissimo, per cui vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, io sono Selene e in questo video vi mostrerò come realizzare una borsa, una tote bag, partendo da una federa del divano. Allora, per questo tutorial potete utilizzare una federa che avete già a casa e che magari, che ne so, ha la zip rotta oppure non sta bene con il divano che avete in questo momento. Insomma, se vi è stufato potete trasformarla in una borsa. Allora, per prima cosa vado a scucire la zip e appunto mi aiuto con questo accessorio qui. Faccio molta attenzione a non rovinare la stoppa. Una volta tolta la zip la possiamo mettere da parte se è ancora funzionante, utilizzarla per un altro lavoro. Questo è il risultato finale della zip tolta ed è tutto scucito. Vado a lavorare al contrario a questo punto, quindi rigiro la federa. Con un righello mi aiuto e segno dei punti a 5 cm dai bordi laterali, entrambi i bordi. Vado a segnarli con un marcatore e poi tirerò una linea. Andrò a ritagliare queste due strisce perché mi serviranno poi questi pezzi di stoffa per andare a creare i manici della borsa. Vado a chiudere quindi con il punto dritto i laterali della borsa e vado a rifinire con il punto a zigzag. Poi per finire andrò anche a ricucire la parte che abbiamo scucito prima, quindi tutta la parte sopra della borsa. Quindi passo ai manici. Ho scucito le parti della stoffa che abbiamo tagliato prima. Vado a mettere la stoffa dritto contro dritto, fermo con uno spillo e andrò a cucire questo piccolo pezzettino qui in maniera tale da unirli per la lunghezza.
Poi con il ferro da stiro mi aiuto e vado a fare questa piega che vedete qui, quindi vado a ripiegare la stoffa verso l'interno di circa mezzo centimetro e appunto il ferro da stiro mi permette di avere tutto più sotto controllo e di tenere ferma la stoffa una volta che andrò poi a passare la macchina. Per finire ripiego ancora di metà per la lunghezza e vado a ripassare con il ferro da stiro sopra. Non resta che attaccare adesso i manici sulla borsa, quindi vado a misurare 10 cm dai lati esterni. Ripiego la stoffa di un centimetro verso l'interno e la vado ad appuntare. Per fissarli mi basterà semplicemente fare con la macchina da cucire un piccolo quadrato. Ovviamente faccio lo stesso lavoro anche nell'altro lato. E questo è il risultato finito della borsa. Avendo usato una federa double face, questo è il risultato finale, per cui posso, diciamo, sfoggiare due borse diverse. Io spero che il video vi sia stato utile, che comunque vi sia piaciuto. Noi ci vediamo la prossima settimana con un altro video tutorial. Ciao!